Cosa cazzo rido? Perché è iniziata la scuola e io rido. È iniziata la scuola e ragazzi vi sto vicino, Drake vi sta vicino, Massimo vi sta vicino, però io piango lo stesso, non solo per l'inizio della scuola che è traumatico, ma Fastweb che giorno 2 settembre mi doveva mettere internet. Sto girando 1000 posti pur di portarvi il video. Andate sul canale Telegram che ci sono le foto per vedere dove sono finito. Cioè, basta, Drake è triste, Drake è troppo triste. E meglio che iniziamo così ci rallegriamo un po', forse. Bene ragazzi, bentornati qui sul mio canale, come sempre, è Drake che vi parla. E oggi, ragazzi, siamo nella nuova serie, o meglio, nella nuova serie modificata, cioè disagio su WhatsApp. Abbiamo cambiato piattaforma e ragazzi, siamo pronti a iniziare questa avventura su questa piattaforma che tanto, tanto amiamo, tanto utilizziamo. Però sappiamo che ci sono sempre quelle persone talmente incoglionite da far sclerare me, Massimo e voi. Possiamo iniziare? Iniziamo, inizio a prendere il primo screen. Ragazzi, come sapete, su WhatsApp si possono creare dei gruppi. È un gruppo piccolo ma caratteristico. Caratteristica. Caratteristico. Caratteristica. Esatto. Basta, regia, basta, esatto, l'abbiamo capito. Dicevo, un gruppo solito che facciamo su WhatsApp è quello della famiglia. Come possiamo vedere in questo screen, la famiglia è molto piccola, però perché è babbo, mamma e tu, cioè tre persone. Vabbè, iniziamo a leggere e vediamo che la figlia vuole prendere un pochettino per il culo la madre, cioè: "Oh, è morto!" E la mamma risponde: "Ma chi? Sto cazzo!" Ridi, 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 inizia dalla scuola, ridi sto cazzo. E la mamma, scema! Ridi, ridi pure tu, ridi, ridi. Poi ovviamente tale padre, tale figlia, e quindi ti saluta Stami. E chi è? Dice la madre. Sta minchia, cioè. Io stimo tuo padre, stimo pure te. Se mi vuoi dare il numero, ci possiamo sentire. Se sei di Catania, perché sei molto. Sto scherzando perché poi. Ah, ma sei puttaniere. Basta. Troppa confusione in questo primo screen. Andiamo avanti, che è meglio. Iniziamo a prendere delle medaglie perché voglio premiare quest'uomo. Cioè, penso che dopo tutto ciò si siano lasciati. Guardate. Amore, spendi troppo in alcol. Mi fai ste cose. Si beve poco, ragazzi. Si beve poco. E ve lo dice uno che non beve mai, ragazzi. Non bevo. No, non bisogna bere, non bisogna fumare. Imparate da Drake. Poi che telefono mette a fuoco. Se fumi, sei un coglione, sappi. Se fumi, sei un coglione. No, non voglio. Ti devi disiscrivere da questo canale. Basta. Vabbè, amore, spendi troppo in alcol e tu in trucchi. Ma lo faccio per vedermi bella. E io per vederti bella. Le medaglie dove sono? Regia, le medaglie. Regia, dai, non mi fate perdere. Regia, che il video poi viene troppo lungo. Vaffanculo, tu, tuo madre, tuo padre. Tutta la settima generazione. No, comunque, vogliamo premiare quest'uomo. Un applauso. È il minimo. Come sapete, ragazzi, le mamme vi conoscono benissimo. Le mamme vi conoscono benissimo e quindi non riesco a spiegarvi. Cioè, guardate quello che voglio dire. Ho preso 7 in matematica. Sei un grande. Cioè, batti il 5 o come si dice in napoletano, schiocing. Vabbè, hai preso 7 in matematica. Complimenti anche a te, un bel applauso. Basta. E la mamma, anziché complimentarsi con la figlia, risponde in maniera molto: "Da chi hai copiato?" Cioè, dai molte soddisfazioni a tua figlia, eh? Lo dici direttamente, dai che hai copiato, cioè, però almeno sei realista, sei una brava persona, quindi un applauso pure per te. Battete le mani, che cazzo stai facendo? Tutti dobbiamo batterle. Ma guarda, Massimo non batte le mani. Cosa? Cosa? Usa la scusa che non ha le mani, ma chi ci vuole credere? Perché se Massimo non ha le mani, sì, tutte scuse sono. Tutte scuse del cazzo. Restando in tema mamma e realismo, vediamo questo screen. Figlia che prepara delle meringhe e dice alla mamma: "Ho fatto le meringhe." Oggi regalo applausi per tutti. Però sua madre è molto espressiva nel dire le cose, quindi ci mette passione, no? Sembrano cacate. Però non ha tutti i torti. In effetti ce l'hanno l'aspetto delle cacate. Però fossi stata al posto della figlia, mi sarei un pochettino sentita male, non lo so, triste. Però mi piace pure tu, quindi medaglia pure per te, applausi pure per te. Complimenti, sei da stimare, anche lei. Vabbè.
ragazzi, qui parte il Tube Life mondiale, quello che tutti quanti si mettono a fare. Oh my god, qualcosa di pazzesco. Cazzo vuoi tu? Qualcosa di pazzesco. Oh, ancora, ma che cazzo vuoi? La sedia mi pesta le scarpe, fa schifo. La smetti? Ma queste sedie, rivoluzione sediale. È la scuola, raga, è la scuola, cioè tutto ciò mi procura la... Perché... Cosa sto dicendo? Cristiano calmati e non fai il rincoglionito che già sei. Vediamo lo screen. Ti piacciono i film horror? Dipende. Va bene, allora sabato vieni a casa mia e ci vediamo Annabelle. Bella scelta, Annabelle, è un bel film, forse. Solo che io guarderò te, gli risponde. Oh, ma che dolce. Dolce. Perché fai più paura tu, cioè. Basta, tutti sti Tube Life. Oh, ma troppi Tube Life, cazzo, calmatevi. Ovviamente la risposta è stata sei una merda. E cosa poteva dire? Però, anche tu sei da stimare. Anche tu avrai la tua medaglia. Anche tu ti meriti l'applauso che stavolta non faccio perché sono Agab in rispetto del Massimo senza mani. Perché un minuto di silenzio per Massimo, quindi senza mani. Mi sono rotto il cazzo. Ultimo screen di oggi, uno screen che ci insegna a risparmiare, risparmiare in tutti i campi, risparmiare anche su WhatsApp, risparmiare tempo in questo caso. Qui entra in regola la legge della maniglia, cioè prima la madre poi la figlia, e è così, però non c'entriamo un cazzo, basta. Facciamo una partita a carte, gli spazi, dove cazzo li metti? Comunque, ok, risposta, non bisogna sprecare, c'è crisi. Complimenti, anche tu avrai la tua medaglia per risparmiatorietà. Impara questo termine perché è drecchiano. Drecchiano. Stupendo, stupendo. Farò una nuova lingua. Era il mio sogno nel cassetto. Cioè, dove cazzo sta? Oh, oggi mi devo suicidare. Bello. Non lo so, basta. Bene ragazzi, anche questo video di questa nuova serie modificata è finito qui. Spero vi sia piaciuto, lasciate un like, un commentino qui sotto ovviamente, e passate in descrizione dove trovate tutti i social e i canali della crew. Come sempre qui da Drake, le madri e le figlie che rompono il cazzo su WhatsApp, poi noi dobbiamo leggere la Z di Z Crew, anche se non è la madre di Z Crew, Massimo e tutta la settima generazione di tutti voi, perché ormai li mettiamo tutti nel finale del video. Per prendere un respiro perché non sto respirando più. È tutto. Bene, raga.